Natale. Andiamo a cucinare. Paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém. Siamo prontissime. Adesso ci vestiamo e ci laviamo le mani. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo. Questa è la maglietta del clown a Pichino, che speriamo abbia successo anche qui a Trieste. Eccola qui. Vedi cosa ti chiedo. Sto ci querendo come si quer. Sera. Oggi in questa bellissima domenica molto ricca, come vedete, insomma, fra feste di compleanno, laboratori, associazioni, siamo qui per presentarvi Eco Agua, che è una Ondus. Da poco abbiamo aperto anche la sede qui in questa regione. Grazie, prima di tutto ringrazio per essere stati ospiti qui in questo parco, veramente bello, non conosciamo la storia, ma insomma. L'associazione è nata più o meno 6 anni fa a Roma, dopo un viaggio in Senegal. Il nome dell'associazione è Eco Agua, che è il nome di 2 bambine che noi abbiamo conosciuto a Pechino, la Bidonville di Dakar. E insomma ci è sembrato carino scegliere il loro nome per l'associazione, cercando di evitare qualsiasi nome banale o scontato, insomma, che ci potesse essere. Noi lavoriamo appunto da 6 anni più o meno nel Senegal, in Ghana, nella Repubblica del Niger, e in Asia lavoriamo in Cambogia. Qui intanto sono appunto alcune immagini del quartiere. Purtroppo durante le stagioni delle piogge queste sono la realtà, non ci sono fogne e spesso e volentieri si allagano, e anzi e durante tutto l'anno rimangono comunque gli allagamenti anche nelle case. E proprio per questo noi abbiamo portato avanti un progetto di sostegno a distanza che copre non solo l'istruzione dei bambini, ma copre più o meno tutto quello che ruota intorno alla vita della famiglia Gallina Urai. Noi abbiamo finanziato la prima parte di un progetto per la realizzazione di frutta secca, succhi di frutta e marmellate. Perciò infatti durante il video, insomma, ci sarà, queste sono, ecco, la cooperativa femminile, delle donne che comunque si sono formate, hanno fatto appunto formazione per poter realizzare nel miglior modo possibile questi prodotti. È un progetto di clownterapia, si chiama Clown a Pechino, in collaborazione con un'associazione abruzzese che si chiama La Compagnia del Sorriso, di cui insomma Alessia è una delle responsabili. Grazie. Allora, buonasera a tutti, io mi presento, sono Alessia, il mio nome è Clown e Schilipuzzo, quindi in realtà in questo momento vi parlo più come clown che come Alessia in quanto tale.
Ovviamente, ecco, dalle immagini potete vedere che comunque è stata un'esperienza indimenticabile e davvero è difficile anche da poter raccontare, perché credo che sicuramente le immagini parlino meglio delle mie parole in questo momento. Il ruolo che noi diamo al clown, principalmente al clown in ospedale, è quello comunque di avere anche un significato sociale, quindi in realtà tendiamo anche un po' a distaccarci da quella che è soltanto la figura del clown in ospedale, proprio perché siamo convinti che comunque la clown terapia sia praticabile in qualsiasi posto e in qualsiasi luogo, e quindi ecco perché poi facciamo anche progetti nelle scuole, e progetti insomma in collaborazione con associazioni che si occupano di cooperazione internazionale. Stavo dicendo che della potabilizzazione dei villaggi è un argomento a cui noi teniamo molto, perché oltre a poter portare avanti questo progetto in Senegal, noi abbiamo già delle attività in Cambogia, in Asia. Abbiamo puntato sulla realizzazione di 5 pozzi, perché appunto in quelle zone nei villaggi non c'è proprio acqua. In Ghana, dove abbiamo una collaborazione con un villaggio che si chiama Torkor, che è sulle sponde del lago Volta, e praticamente stiamo portando avanti un progetto di formazione di informatica. E poi abbiamo una collaborazione con un infermiere professionale nella Repubblica del Niger, nella zona subsahariana, proprio nella zona del deserto del Sahara, più o meno una sessantina di chilometri dalla città di Agadez, famosa per entrare nel deserto di Bertolucci. L'ultima cosa appunto di un'iniziativa che noi stiamo portando avanti dall'anno scorso, di un viaggio di solidale di 16 giorni in Senegal, che è un viaggio che comunque, ecco, ci sono anche le immagini del viaggio, un viaggio che comunque non è una semplice vacanza, ma è un modo di conoscere la nostra realtà. Perciò noi andiamo con questo gruppo, tra cui c'era anche Laura, e stiamo proprio sul campo, lavoriamo sul campo nei nostri progetti, e in più chiaramente anche qualche giorno di vacanza ce lo concediamo. Intanto qui continuano a cucinare. Diciamo il dono dell'ubiquità. Quanto è quella, per da poi contarlo. E di qua? Arancia. C'è Graziella che invece... Taglio la cipolla senza piangere, stranamente. Qui si fa piangere.
de separar solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de